Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 30 dicembre, sono le 9:30 ed è l'ultimo giorno di trading del 2021. Cosa abbiamo fatto ieri? Sull'indice italiano, sul FTSE MIB, siamo andati short in violazione di questo swing, che peraltro era molto importante perché ci diceva che dai massimi stava partendo un nuovo ciclo settimanale inverso, ovvero quello fatto a U che tanto ci piace. Una cosa importante però da capire è questo potenziale nuovo settimanale inverso a U farà parte ancora di questo mensile inverso che è arrivato a 30 bar, adesso 31 e 32, e che quindi è ancora capiente fino alle 43, oppure no? Perché la domanda da 1 milione di dollari è proprio questa in questo momento, ok? Per cui io penso di aver già trovato la soluzione. Ma iniziamo a fare le considerazioni ancora sul FTSE MIB. Allora, da questo massimo a questo, 49 barre non può durare un ciclo giornaliero inverso. Se ci fermiamo qui a 29 o da poche altre parti, se ci fermiamo qui, è molto probabile che da qui sia partito il secondo ciclo giornaliero inverso fatto a U e che sia già vincolato a ribasso per l'inverso, ovvero salita di prezzi. Vediamo a questo punto a quante barre è arrivato. Qui ne conto 21, minimo ne può durare 24. Quindi ancora almeno per 45 minuti, un'ora, tenteremo di andare a fare un massimo. Questa è la possibilità, come minimo, tra l'altro, un'ora, minimo minimo, perché in realtà può provare ad andarci anche fino a 44 barre da 15 minuti e siamo a 21. D'altra parte, da qui sta partendo un nuovo T-3 oppure eventualmente l'ottavo T-3, l'ottavo ciclo invece fatto a M di indice. Anche in questo caso la cosa interessante da fare è andare a comprare i mercati, per cui dopo l'italiano, da cui sappiamo che se andremo sotto il minimo a 27.259 valuteremo uno short, andiamo a vedere anche l'indice tedesco. Eccolo qua. Ecco, ieri, anche se chi si occupa di analisi tecnica o chi studia le candele giapponesi o utilizza qualsiasi genere di altra tecnica, è possibile che non se ne accorto, che non se ne sia accorto, qui abbiamo violato a 15.832 in maniera microscopica, perché faccio fatica persino anch'io a vederlo e ci ho messo un po' di tempo a trovare questo swing. Abbiamo violato lo swing per la partenza di qualche cosa. Questo microscopico minimo, 15.832, è lo swing chiave per capire cosa sta partendo da questo massimo sul DAX, ma cosa può essere partito anche sul MIB. Questo minimo qua. Vi rendete conto che se utilizzate la vecchia ciclica, questa roba qua non la vedete? Perché l'evoluta contiene anche GAN che posso offrire a chi entra nel mio gruppo di trader grazie all'algoritmo, che produce dei livelli target. Ieri è stato pazzesco, come al solito, ci ha dato questo livello qua preciso, praticamente un ROE di 10 tick forse di minimo, quando qui non l'avevamo raggiunto ancora. Fa la differenza? Tempo e algoritmo? Direi di sì. Qui questo swing ci può dire delle cose che altri non possono dirci. Quindi chi utilizza la vecchia ciclica, come ho dimostrato palesemente su Bitcoin, peraltro, non si accorge di cosa sta succedendo, non si accorge di cosa sta facendo l'inverso, di cosa sta facendo l'indice. Mentre invece chi lo utilizza, chi utilizza l'evoluta, è un passo avanti, parecchi passi avanti anche. Soprattutto se riesce a interpretarla bene, perché fa questo lavoro quotidianamente in maniera professionale.
Chi non lo fa come me tutti i giorni, difficile, ok? Anche perché si è distratti da tante cose e non si ha tempo magari di guardare. Per cui anche in questo caso, in violazione del minimo a 15.840 e nel tempo che ci dà un vantaggio, attenzione anche quello, noi valuteremo di nuovo appunto uno short. Anche in questo caso andiamo a vedere da questi massimi che cosa è successo. Qui è un po' più semplice, da qui a qui abbiamo avuto un primo ciclo giornaliero inverso e da qui in avanti è partito il secondo alle 15:30. Ok, eccolo qua. Per cui l'altro swing da controllare, ovviamente, è questo qua, il massimo a 15.886. In caso di violazione, attenzione perché potremmo andare a salire per il tempo residuo tra le 21 barre minime e le 12, quindi per 9 barre da 45 minuti. Direi che questo è tutto perché appunto i livelli di algoritmo li comunicherò al gruppo di trader che coordino. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro uno splendido ultimo giorno di trading dell'anno. Attenzione ai volumi che già ieri erano bassi, oggi potrebbero essere bassissimi, quindi chi è un trader alle prime armi, non faccia trading oggi, ok? Buona giornata a tutti, la mia sarà splendida perché ho tante cose interessanti da fare. Arrivederci.